aspettavamo è il fatto del riconoscimento dello stato di emergenza, e questo chiaramente ci consentirà a tutti i comuni che hanno avuto dei danni di poter attivare procedure chiaramente anche in somma urgenza, e quindi riuscire a effettuare interventi immediati con una copertura chiaramente dell'intervento stesso. Quello che noi, che io ho chiesto anche personalmente, è che oltre ai discorsi di somma urgenza si possa pensare ad avere finanziamenti per, da un lato, progettare quegli interventi strutturali che sono fondamentali e anche poi per realizzarli, perché parlare sempre poi dopo, cioè dopo che c'è il danno, del come sistemare il danno, è chiaramente una cosa che può servire adesso, però noi dovremmo pensare a evitare questi danni, quindi soltanto con gli interventi strutturali si potrebbe arrivare ad evitare. Noi per Albenga abbiamo necessità di intervenire sia in alcuni posti del fiume Centa, ma anche nei rii e canali interni, che ogni volta creano disagi, preoccupazioni e tantissimi danni. Non questa volta fortunatamente, ma nel 2014 sì, quindi queste sono delle nostre richieste, però c'è stata espressa sicuramente vicinanza ma anche determinatezza di intervenire. Ma quindi saranno esaudite tutte le vostre richieste? Sì, questo ovviamente non lo so se hanno esaudito le richieste, sicuramente sulla copertura e sull'emergenza sicuramente sì. C'è stato anche un impegno con un patto governo-regione di cercare di accelerare certe scelte legate proprio agli interventi strutturali più importanti. Ma ci sono anche dei